Pride ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e fratellanza, quello che il 14 luglio attraverserà le vie del centro di Napoli. Organizzato dal Comune col comitato Campania Rainbow, l'evento è stato presentato stamane a Palazzo San Giacomo. Fra le rivendicazioni politiche di questo Pride, una legge contro la violenza di stampo omo-transfobico e il riconoscimento dei diritti dei bambini cresciuti in famiglie omogenitoriali. Io per prendere mio figlio a scuola ho avuto bisogno della sua delega, per portarlo in giro ho bisogno di una sua delega, per portarlo in ospedale, qualunque cosa. Io prima di questa sentenza non ero nessuno e quindi non potevo decidere di mio figlio, nonostante io faccio le nottate come qualsiasi altro genitore, lo accompagno a scuola, in palestra, le solite cose che fanno tutti i genitori. Negli ultimi mesi alcune sentenze di tribunale si sono già espresse in favore delle famiglie. Le persone che hanno avuto a che fare con noi, che ci conoscono, hanno capito che persone siamo state ben accette. Mio figlio, diciamo, da un punto di vista di inserimento non ha avuto nessuna difficoltà grossa. Il riconoscimento attuale ci ha posto dei diritti. Senza questi diritti cosa avevamo? Avevamo una famiglia che in realtà non era riconosciuta. Il genitore biologico viene riconosciuto come genitore, l'altro genitore non ha nessuna tutela nei confronti del figlio, cioè se per caso il genitore biologico dovesse venire a mancare, l'altro genitore non ha assolutamente per la legge nessun legame con questo bambino, quindi significa che il bambino sarebbe addirittura adottabile. Appuntamento a Piazza Dante per sabato pomeriggio con partenza prevista per le 17:30. Il corteo proseguirà lungo via Toledo, piazza Plebiscito e via Partenope, dove si concluderà con un evento musicale. L'omofobia nella società esiste e anche i casi che sono sotto i nostri occhi sono numerosi. Certo ci sta un aumento addirittura delle denunce per aggressioni a sfondo omotransfobico, probabilmente questo è dovuto al fatto che ragazze e ragazzi stanno prendendo sempre più coraggio e consapevolezza, dunque denunciano più facilmente i soprusi ai cui vanno incontro. Io penso che al di là di quello che stanno dicendo i nostri governanti ci sia un arretramento culturale, che è la cosa più grave. Forse nella narrazione quotidiana sembra più quello politico, ma il mio timore è che sia invece la ricaduta sia culturale, e in un paese che sta attraversando comunque una stagione di crisi rispetto anche agli altri paesi d'Europa, questi elementi possono acuire ancora di più le differenze, le distanze, i pregiudizi, gli stigmi. Noi come paese tutto siamo indietro da un punto di vista culturale, perché questo non avviene in Europa. In Europa abbiamo la conquista dei diritti civili come se fosse oramai una cosa assolutamente assodata. Noi stiamo ancora combattendo per il riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Ci sono dei comuni che hanno fatto dei passi avanti, ci sono anche delle sentenze di tribunali che vanno nella direzione giusta del riconoscimento. Il comune di Napoli si accinge a fare anche questa mossa. Thank you.